Benvenuti all'appuntamento con i fatti della sicurezza, il servizio di informazione settimanale della Polizia di Stato. Le recenti repliche del Giallo e il Nero, trasmissione televisiva in onda su Rai 3, hanno messo in luce le attività che svolge l'Unità Delitti Insoluti della Polizia di Stato. Ne parliamo con il direttore dell'Unità per l'analisi del crimine violento del Servizio di Polizia Scientifica, dottoressa Anna Maria Di Giulio, che ha partecipato al programma. Siamo alla Direzione Centrale Anticrimine, negli uffici dell'Unità Analisi Crimine Violento del Servizio Polizia Scientifica, per parlare dell'Unità Delitti Insoluti, che è stata istituita nell'agosto del 2009 con circolare del Capo della Polizia. È coordinata a livello centrale dal Servizio Polizia Scientifica e dal Servizio Centrale Operativo, che si avvalgono delle rispettive articolazioni periferiche dislocate sul territorio nazionale, quali Gabinetti di Polizia Scientifica e Squadre Mobili. La filosofia con cui nasce questa unità è quella di mettere a fattor comune la indagine tradizionale con le nuove metodologie scientifiche in campo forense. Quindi la riapertura di un caso è possibile o su input di tipo investigativo o su input dell'autorità giudiziaria o sulla base dell'analisi della scena del crimine svolta su quei casi inseriti nel SASC, che è il sistema di analisi scena del crimine. Quindi questo ci dà la possibilità di svolgere ulteriori analisi sui reperti relativi a quel caso, analisi che ovviamente nel passato non erano né possibili né immaginabili, quali ad esempio l'estrazione di DNA da tracce e microtracce di materiale biologico, ad esempio su un cordino di una persona strangolata, oppure dalla ricostruzione che attualmente è possibile grazie all'applicazione della fisica per le traiettorie balistiche, dalla chimica o quant'altro. Attualmente sono stati riaperti presso le procure della Repubblica Italiana 55 casi, di cui 17 con esito positivo. Il più antico risale agli anni 70. E bisogna dire che ogni caso viene trattato nell'estremo riservo per evitare di creare false aspettative nella famiglia delle vittime. La Questura di Milano ha realizzato numerose iniziative per la sicurezza dei cittadini e ha pubblicato delle brochure, consultabili su questo sito, contenenti consigli molto utili per evitare situazioni spiacevoli. Il dottor Luca Serino, dirigente della sala operativa, ci spiega in particolare quali accorgimenti tenere per evitare i furti nelle nostre abitazioni, specie d'estate, quando le case rimangono disabitate. Buongiorno da Milano. Come ogni estate la Questura di Milano gradisce dare alcuni suggerimenti ai cittadini in occasione delle vacanze estive per rendere più sicura la propria abitazione ed evitare di essere vittime di furti. Innanzitutto rendere più sicura la nostra abitazione può comportare l'adozione e il montaggio di una porta blindata, conservatore anti-effrazione, oppure l'installazione di un antifurto collegato alla centrale 113, oppure per abitazioni poste ai piani bassi l'installazione di vetri antisfondamento o di grate alle finestre, tutti accorgimenti che rendono sicuramente più disagevole l'attività dei malviventi e funzionano da ottimo deterrente. Per quanto riguarda invece altri consigli dettati più che altro dal buon senso, si raccomanda alle persone di evitare di pubblicizzare troppo la propria vacanza, soprattutto in presenza di sconosciuti, evitare di custodire in abitazione ingenti somme di valore o gioielli o comunque beni di rilevante valore, è meglio depositarli in luoghi sicuri e a questo idonei. E poi altre piccole accorgimenti: lasciare una luce accesa all'interno dell'abitazione o una radiosveglia che ogni tanto si attiva. Rumore e luce danno l'impressione di un'abitazione con all'interno persone. Chiedere a qualche persona di fiducia, un familiare o un vicino, ogni tanto di aprire le serrande di casa. Anche questo dà l'impressione di una casa abitata, o di vuotarci la cassetta delle lettere. Tutti, si vede, suggerimenti dettati da buon senso, ma che molto spesso risultano validi come deterrenti per evitare di essere vittima di furto nella propria abitazione. E per finire parliamo di cultura e quindi dei libri scritti dai poliziotti che vi consigliamo di leggere sotto l'ombrellone. Il libro che abbiamo scelto questa settimana è Nel nome del tuo Dio, di Fabio Cupidi, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione. Una serie feroce e inspiegabile di omicidi scuote la normale tranquillità di una vita di provincia.
Le vittime sono tutte giovani donne che hanno in comune solo i segni indecifrabili e misteriosi lasciati sui corpi martoriati dall'assassino. E proprio uno di questi rappresenterà l'unico indizio nelle mani del commissario Alex Leonardi, che lo condurrà verso il mondo dell'esoterismo. Buona lettura!